si torna in campo al Pala Panzini, ancora Bitonto, calcio a 5, Villa Imperiale Planet. Carolina Cenedese cerca lo scambio con Lusileia, si gira Lusileia, Diana Santos si allunga troppo il pallone, Renatigna si deve girare, riesce a passare, Renatigna trova il parco con l'aiuto di Carturan, subito vantaggio Bitonto come in Coppa Italia. Questo primo minuto sta replicando intanto Lusileia il palo. Alleggerimento rischioso da parte di Renatigna. Ancora una prova. Renatigna cerca la soluzione ancora. Un palo. Il VIP, attenzione qui. Diana Santos. Pallone perfetto per Lusileia che scarica il destro. Ancora Renatigna. Poi Cenedese dentro il pallone, Lusileia protegge l'uscita di Castagnaro, poi fa muovere Cenedese, il tiro e la rete di Carolina Cenedese. ...2-0 Bitonto, bella assist di Castagnaro che con intelligenza da play navigato. Attende la partenza di Mansueto, la vede Mansueto. Mansueto, palla centrale, Renatigna, ancora lei, ancora Renata Adamatti, ottava rete in campionato, seconda in questa partita, e Bitonto che si porta sul 3-0. Con i piedi dall'altra parte, Balardin cerca lo spazio per il tiro, trova lo spazio per calciare, ma trova anche le mani di Diano. Se lo allunga Mansueto, poi Fernandez. Il passaggio, Diana Santos, Renatigna, 1-2, Renatigna! Renatigna, terza rete per lei in questa gara, tripletta per Renatigna, questa volta non di potenza, ma con un bel pallonetto, supera Denis Carturan. Arriva la presa di Castagnaro, ma arriva anche la fine di questo primo tempo. 4-0 Bitonto di calciare. Lusileia, Cenedese, Renatigna. Apertura per Diana Santos, il velo di Lusileia. E allora può ripartire il VIP con Salvador. Buono il pallone per Caballero. Cenedese per Lusileia, Lusileia si porta il pallone sull'altro piede, beffa così Carturana per il 5-0 Bitonto. Ancora lei, ancora la numero 10, ancora il capitano, ancora Lusileia. Bitonto avanti 5-0, ancora pallone in mezzo, Castagnaro, lungo linea per Pernazza. È entrato intanto Pezzolla sul terreno di gioco, ancora Pezzolla! Timbra con un gol, ingresso in campo, Carmen Pezzolla. Alla pianta del piede, Caballero dall'altra parte, palla alta sulla traversa. Leia, palla di ritorno, Lusileia. La sterzata dentro, il pallone Cenedese, che bomba di Cenedese da Renatigna, poi il pallone in mezzo di Vincenzo, 7-0, il gol lo diamo a lei che ha cercato fortemente questo tiro, palla che è terminata sul corpo di Mansueto che l'ha deviato leggermente. 7-0 di Vincenzo. Metto, seguiamo questa azione, Caballero, Jimenez si gira, Jimenez, e arriva il gol di Jimenez. Che ha provato a spronare fino alla fine le sue ragazze. Arriva la sirena, si chiude la gara. Bitonto 7, Villa Imperiale Planet 1.